Ciao a tutti, eccomi qua con un altro video della Prochima. È da tanto che non lo facevo e siccome mi è stato chiesto di fare delle perle, devo fare delle perle per mettere in una collana con la tecnica Cloud. Sapete, esiste la tecnica Petri Dish. Oggi vi faccio vedere come faccio io la tecnica Cloud, cioè delle nuvole, sempre con la resina e i colori ad alcol, questi. Quindi, cosa abbiamo bisogno per fare ciò? Un bicchierino dove mescolare la resina con un bastoncino. Poi ci serve un altro contenitore dove metterò il bianco, che quello serve per fare le nuvole. Ovviamente la resina, io uso questa che è molto trasparente, anzi trasparentissima, è bellissima, ha un bel effetto. E questa ha un rapporto 100 a 60. Questa per indurirsi un pochettino ci vogliono circa 50 minuti, mentre per l'indurimento completo ce ne vogliono 10. Poi so che la Prochima, l'ho usata anch'io, ha anche una resina a indurimento rapido che ci mette circa 4 ore, se non sbaglio. Sicuramente per il lavoro che dobbiamo fare qui, è meglio quella magari che ha più tempi di indurimento, perché poi vedrete il perché. Poi abbiamo bisogno, come ho detto, dei colori ad alcol, lo stampo e la bilancina per misurare la resina e ovviamente i guanti. Per fare le misure, poi ve lo metto anche nel box. Io faccio in questo modo. Io mi prendo, misuro la quantità di A. Se io voglio farne 40, per esempio, dovrei fare 40 diviso 100, quello che viene, dovrei moltiplicarlo per 60 e ti dà i grammi ci vuole. Io, per esempio, in questo caso ne voglio prendere 50. Quindi cosa faccio? Io faccio la tara, tara in grammi, prendo il componente A e ne verso 50. Cosa devo fare? Io devo fare 50 diviso 100 per 60, 30. Quindi devo mettere 30 della B. Rimettevo quella della A. Quindi ne devo mettere 30. Faccio la tara e mettiamo 30. Ok, io ne ho messe 30, è un po' di più. Andiamo a mescolare bene. Mescoliamo bene, che deve essere tutto amalgamato. Io mescolo circa 1 minuto 2, anche 3 se è possibile, in modo che viene tutto mescolato alla perfezione. Cerchiamo di fare poche bolle. Bene, ho mescolato per circa 2-3 minuti in modo che venga mescolato bene. Ora ne metto un po' da parte in questo bicchierino qua. Ok, mi è scivolato.
come non detto. Ok. Scusate, prendiamo. Ho fatto un pasticcio. Ok. Ok. Allora. Scusate il pasticcio. Prendiamo il nostro stampo e riempio quello che mi serve per fare le perle. Quindi me ne serve questi qua. Non lo riempite del tutto, perché dopo coi colori si riempie ancora di più, diciamo il 90%. Ora metto dentro ancora questo, perché tanto mi rimane dell'altro in più. Dopo facciamo una, ce ne rimane, facciamo tutto di un colore. Ora in questo che abbiamo rimasto metto il bianco. Ne metto abbastanza perché deve venire, non deve venire trasparente, e mescolo in questo modo, vedete? Una volta mescolato lo lascio riposare, perché deve diventare un po' densa anche questo qui, altrimenti l'effetto nuvola non viene. Se ci sono qualche bolla da fare scoppiare, basta che vi munite di un accendino e passate sopra alla resina e vedrete che le bolle vengono a galla e scoppiano. È passato circa mezz'ora, circa 20 minuti, e ho visto che anche questo qui, vedete che è già un po' più densa, ma ancora non esattamente. Però intanto mettiamo i colori ad alcol qui dentro. Allora, la signora lo vuole sul viola, quindi cerco di mettere tutte i toni del viola. Bene, ora lasciamo riposare ancora circa un quarto d'ora, 10 minuti, un quarto d'ora. Adesso con i colori ad alcol abbiamo finito. Poi dopo andremo a fare i nostri disegni. Aspettiamo 10 minuti. Intanto ci procuriamo uno stuzzicadente. O una cosa appuntita, anche in metallo va bene, che ci servirà per andare a fare i disegni. Aspettiamo 10 minuti. Qui si sta già, vedete, guardate com'è già diventata cremosa. Ok? Ok, aspettiamo 10 minuti e poi ritorno. Scusate, mi ero accorta che la videocamera si era spenta. Vedete, prendo questa resina col colore e vado a metterla sopra, così, in questo modo. Guardate, anche se si sporca lo stampo dopo lo pulite. Ok.
Ok. Ora prendiamo lo stuzzicadente e facciamo dei disegni. Puliamo. Siccome questo dovrà essere tutto di uno, faccio tutto tipo vortice. Poi qui magari possiamo fare, cerchiamo di fare dei movimenti di come vorremmo. Il nostro disegno, che poi vedremo alla fine. Cerchiamo di fare non saranno mai uguali, ve lo dico, perché il disegno lo vedremo poi quando sarà asciutto. Questo è venuto un po' troppo pieno. Ok, ora lasciamo ad asciugare e noi ci vedremo quando è finito, cioè tra poco, perché vi farò vedere il risultato. Eccoci qua. Allora, è passato un giorno, ma per voi pochissimo. Ora andiamo a sfornare i nostri cabochon e vediamo come sono venuti. Quindi io li vedo con voi, quindi non so se sono venuti bene o meno. Proviamo dal cuore. Guardate. Non so se lo vedete bene. Bellissimo. Andiamo a vedere quest'altro, anche quest'altro, guardate. Andiamo a vedere questo, vedete? Sono bellissimi. Guardate. Ora li tolgo tutti. Anche questo. Guardate questo che è piccolino, è venuto benino, anche perché di solito i piccoli vengono un po' meno, invece è venuto benissimo. Eccoti, è caduto. Anche questo, guardate. Vediamo. Ecco qua, devo fare la perla. Che poi faccio vedere dove devo inserirla. Bellissimo, madonna, guardate. Mi piacciono proprio tanto. Guardate questo. Guardate. Li ho fatti tutti sul tono del viola, perché appunto devo fare per una signora. Adesso tolgo anche questi. Questi sono i bianchi che avevo rimasto in più. E ci farò qualcosa. Togliamo. Ok. Ora vi faccio vedere dove devo mettere le perle. Vi voglio far vedere anche quelli che avevo fatto diversi giorni fa, di cui ho fatto anche questo ciondolo col wire. Questo è in alluminio e
devo mettere per la signora. Ho fatto questa collana, questo, e metto i due più grandi qui, così, e ho fatto anche degli orecchini che metterò qui. Questi due. In questo modo. Questo è, io lavoro l'alluminio, il rame e altre lastre, quindi se volete poi un tutorial anche di questo me lo fate sapere. Bene, con questo è tutto, spero di essere stata chiara. Se avete qualche dubbio o domanda, lasciatemi un commento sotto, e vi metterò il link di dove ho preso la resina, cioè la Prochyma. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!